Beatrice. Io sono Sauro. Siamo agenti assicurativi e la nostra agenzia opera sul territorio da più di 40 anni. Inizialmente mio padre Sauro ha aperto l'agenzia con due collaboratrici e ad oggi siamo in 20 fra collaboratori e dipendenti. La nostra agenzia nello specifico si occupa a 360 gradi di tutte le coperture, dalla riceauto alla copertura dei danni che possono subire le abitazioni, come dagli eventi atmosferici, dagli incendi fino al terremoto. Poi sulla persona, quindi sugli infortuni e sulle malattie, tutti i rischi aziendali, dalla previdenza personale, i fondi pensioni alle polizze vita. Il nostro ruolo come agenti è quello di essere intermediari fra le compagnie, ad esempio ITAS, Allianz Generali, Unipol e gli assicurati. Per diventare agenti, fino al 2007 bastavano i titoli equipollenti, cioè aver esercitato per almeno 5 anni l'attività assicurativa a titolo professionale ed aver avuto il maggior reddito da questa attività. Oggi invece è necessario superare un esame di Stato a Roma. L'esame è tenuto una volta all'anno dall'IVASS, che è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Una volta superato è necessario iscriversi al RUI. Vediamo che cos'è il RUI. Il legislatore ha voluto mettere un po' d'ordine nel nostro settore, istituendo il RUI, Registro Unico degli Intermediari, facendo così in modo che alcune figure non propriamente professionali si facessero da parte, mentre si potessero identificare coloro che hanno pieno diritto ad esercitare questa professione su presupposti di trasparenza e professionalità. Ha istituito inoltre degli obblighi formativi per l'accesso a questa attività e degli obblighi di aggiornamento professionale da effettuarsi ogni anno per chi continua a svolgerla. Quindi anche noi periodicamente ci caliamo nel vostro attuale ruolo di studenti. Successivamente dovrà essere incaricato tramite un mandato agenziale da una compagnia e da qui potrai creare il tuo portafoglio clienti e iniziare la tua attività di diffusione della cultura assicurativa. Uno dei nostri collaboratori che entrò a far parte della nostra agenzia diversi anni fa è Francesco. Ciao, io sono Francesco, abito a Ravenna e faccio questo mestiere da tanti anni. La prima cosa che voglio dirvi è che bisogna scegliersi un mestiere che si ama e non si lavorerà mai un giorno nella propria vita. Il mio è un lavoro in cui mi prendo cura delle persone nell'ambito più caro e importante, cioè la salute e il benessere. Chiaramente occorre studiare e spiegare alla gente il ruolo fondamentale di questo mestiere. Noi abbiamo la fortuna di lavorare in un ambito in cui le prospettive sono enormi e vorrei che chi ascolta questo messaggio, le mie parole, avesse la curiosità e lo stimolo anche di conoscere la nostra realtà e l'importanza del ruolo sociale che chi fa questo mestiere ha. Quindi all'epoca, quando hai scelto e iniziato questa professione, cosa ti ha spinto ad andare avanti? Ma sicuramente l'autonomia di questo lavoro, il non essere vincolato alla sveglia mattutina o alla persona che ti impone quel che devi fare, annullando un po' anche la tua personalità. Questo è stato per me fondamentale, poter contare sicuramente sull'appoggio dei miei partner, dei miei colleghi, delle persone con cui si lavora, perché non è un lavoro che si fa da solo, evidentemente, però la propria autonomia del proprio tempo. E la possibilità di costruirsi poco alla volta, sempre supportato da altri colleghi, insomma, da uno staff, ti permette di fare una vita felice e soprattutto di avere un lavoro etico, di comportarsi bene perché vendi, trasferisci alle persone informazioni e soprattutto l'importanza di rendersi conto della propria vita. Grazie Francesco per il tuo contributo. Vuoi dire altre due parole ai nostri ragazzi? Mi piacerebbe che aveste la curiosità, e noi siamo a vostra disposizione chiaramente per dopo il periodo scolastico, quando comincerete ad affacciarvi al mondo del lavoro, a rendervi conto di quante opportunità il mondo assicurativo, previdenziale, sanitario offre soprattutto a chi è molto giovane. Ma nello specifico, cosa accade ogni giorno nella nostra agenzia? Vediamo assieme
Quando i clienti entrano, cosa può succedere? Buongiorno. Buongiorno. Ho appena avuto un incidente, ero qua in via Verandi al semaforo e mi hanno tamponato. Prego, si accomodi. Posso Grazie. offrirle un bicchiere d'acqua? No, grazie, sono a posto. Ok, cosa è successo? Mi racconti un Allora, po'. ero più o meno a metà di via Verandi al semaforo, quello lì dove sono i vigili del fuoco. Sì. Mi sono fermato, quello dietro si vede che era distratto, non mi ha visto, non lo so, e mi ha tamponato. Si è fatto male? No, adesso ho preso solo una botta, ma sto bene, anche l'altro, insomma, stiamo tutti e due bene. Ok, avete compilato la constatazione amichevole? Sì, l'abbiamo compilato, spero vada tutto bene. Posso vederla? Certo, sì. Grazie. Allora, vedo che è tutto a posto. L'unica cosa che manca sono i dati della patente. Potrebbe fornirmela per cortesia? Grazie. Grazie mille, così riusciamo a iniziare la pratica dell'apertura del sinistro. Sa già dove porterà la macchina? No, anche perché non conosco nessuno, non saprei dove andare, sinceramente. Ok, allora le dico che noi abbiamo le carrozzerie convenzionate, la contatterà la nostra centrale operativa che le dirà dove portare il veicolo dove le è più comodo e poi facciamo tutto noi in ufficio. Ok, perfetto, ottimo. Ma per quanto riguarda poi la mia polizza, c'è la classe di merito, aumenta, cosa No, succede? assolutamente, perché in questo caso lei ha ragione, quindi non aumenta, non cambia niente nella polizza. Ok, quindi attendo la telefonata della centrale Attende la operativa. telefonata e poi facciamo tutto quanto noi. Ok, va Va bene, grazie bene? mille. Grazie a lei, una buona Buona giornata, giornata. arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Posso? Prego, si accomodi pure. Come Sono sta? tutto bene, grazie. Bene, Lavoro fa tutto a piacere. posto. Sì, grazie. Sono venuto a chiedere due informazioni, perché io e la mia compagna abbiamo preso un cane da poco. Sì. E ci stavamo chiedendo se c'è una polizza che possa coprire i danni che magari fa agli altri, perché noi non ne abbiamo mai avute. Certo. Guardi, esiste la polizza del capofamiglia, che è una polizza che tutela tutti i danni a terzi nell'ambito della vita familiare, sia per lei, per la sua famiglia e anche gli animali domestici. Inoltre, può abbinare a questa garanzia la tutela legale, che le permette di scegliere il legale di fiducia che lei preferisce. È una polizza che si può emettere in pochi minuti Quindi è una polizza che copre sia i danni che fa il cane, ma anche i componenti del nucleo familiare. Quindi tipo me, Certo, la mia compagna, o nel caso domani dovessimo avere un figlio, anche i danni che fa il tutti i bambino. componenti del nucleo familiare. Ok, perfetto. Adesso ne parlo con la mia compagna, poi posso Sì, venire con lei magari per fare la ma certo, se polizza, vuole vedere. possiamo prendere un appuntamento. Sì, Le può andar bene domani pomeriggio? va bene. Sì, tanto non credo ci siano problemi. Ok, perfetto, me lo segno domani pomeriggio. Posso importarmi la brochure così Certo, la faccio guardi, le vedere stavo per anche dare la nostra brochure e poi le do anche il nostro Deppian informativo con tutti i prodotti che noi trattiamo. lei. Perfetto, Va grazie. bene? Grazie mille, Grazie a lei, una buona buona giornata, giornata. arrivederci. In Italia sono diverse le polizze assicurative obbligatorie per legge. Una fra tutte è la polizza Ricci Auto. Vediamo insieme la risposta a una domanda che spesso ci viene Cosa posta. influisce di più nella scelta di una polizza RC Auto? Prezzo o garanzie? L'uno non esclude l'altro, ma non è possibile valutare in termini paritetici o univoci una polizza rispetto ad un'altra, anche perché la polizza RC Auto è personalizzabile e le garanzie aggiuntive o limitative sono estremamente diversificabili. Il grado di personalizzazione, che incide sul tipo di garanzie previste e sul costo annuale dell'RCA, è definito da diversi fattori, tra cui il tipo di veicolo, le caratteristiche personali del richiedente, età, sesso, professione, eccetera, la provincia di residenza, il numero di sinistri accumulati, l'estensione della copertura verso il conducente del veicolo e tante altre ancora. Alcuni fattori possono incidere più di altri nella formazione del prezzo della polizza, il cosiddetto premio assicurativo. Alcuni fattori possono nel tempo cambiare e aggravare o diminuire il rischio in relazione ai parametri scelti per la costruzione della tariffa. La cilindrata più o meno alta dell'auto, l'età e la provincia di residenza possono far variare molto il premio,
perché le compagnie hanno attuato dei calcoli statistici su questi fattori e hanno individuato quali sono i rischi maggiori e quindi più costosi. Mi sembra logico che se posso scegliere, voglio scegliere bene. Certo, la personalizzazione delle tariffe è sicuramente un fatto positivo, ma è necessario essere consapevoli di quello che contribuisce a creare il proprio profilo. Ci possono essere infatti delle limitazioni, come l'indicazione di un conducente unico o di una certa fascia d'età, che consentono di risparmiare, ma attenzione! Permettono alla compagnia di assicurazione, in caso di non osservanza da parte dell'assicurato di una delle clausole, di non risarcire totalmente o in parte il danno. La clausola di franchigia, ho scoperto, definisce contrattualmente una certa somma di denaro che, in caso di sinistro, rappresenta il valore non coperto dall'assicurazione, ma direttamente a carico dell'assicurato. In questo caso, il contraente copre parte dell'indennizzo e il costo annuale della polizza assicurativa è più basso. È sempre bene chiedere se nel contratto vi siano queste limitazioni e decidere se valga la pena accettarle. Qui entra in gioco l'importanza dell'intermediario assicurativo che vi può spiegare le condizioni di polizza, soprattutto definizioni, esclusioni, scoperti, franchigie e limitazioni. Come avrete intuito, il ruolo dell'assicurazione è molto importante, in quanto da un veicolo che circola ad una nave che trasporta merci o passeggeri o un'astronave o un satellite che vengono lanciati nello spazio, intervengono comunque polizze assicurative, senza le quali non sarebbero possibili tutte queste attività legate alla vita umana. Su ogni cosa che noi acquistiamo c'è sempre una parte di costo assicurativo, altrimenti quella cosa non potrebbe essere stata prodotta. Vi salutiamo e se volete approfondire qualsiasi vostro dubbio, vi aspettiamo in agenzia.